Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Warzone. Sì, allora, ve lo dico subito, non riprenderò a fare video su Warzone. È solo un video proprio speciale, ok? Per staccare dalla serie di video su BO2 che riprenderanno tranquillamente tra qualche giorno. Vi porto un video in cui, appunto, faccio una partita dopo tanto tempo su Warzone. Ne avevo già fatta qualcuna, non era questa la prima. Vi giuro, il feeling veramente strano, ho perso la mano tantissimo. Però la partita che è uscita in questione è molto carina, è simpatica, soprattutto perché venivamo da tante partite di rosicate assurde e quindi mi sono inventato la cazzata del mettere musica classica. Vabbè, non vi spoilerò nulla, ragazzi. Guardatevi questo video, è un video un po' così, per cambiare, ripeto, ai prossimi video di nuovo BO2. Lasciate un bel like, buona visione, ciao belli. Zio, minchia, comunque giuro che Warzone, brother, quando ti braccano così, minchia, ti fa salire questo senso, perché ti carichi di adrenalina, zio, dal nervo, non lo so, ti carichi, minchia, poi quando muori, brother, cioè, è uno scarico di rabbia, di adrenalina, non lo so, zio, un insieme di robe. Guarda, bro, ho fatto per pochissimo periodo questo change di gioco, stavo giocando a Fortnite ultimamente, no? Musica rilassante, scusa che metto un po' di musica rilassante. Parla con un tono un po' più basso, capisci, così, cerca di mantenere... Cerchiamo di rilassarci tutti assieme, senza... cadere nella volgarità. Non ci riuscirò mai. Gradireste un bicchiere di whisky, ragazzi? Spero, se potessi passarmi anche un buon sigaro, ecco. Ma whisky sono io per dire qui, no, ecco. Mi mandi a nozze con questa richiesta. Allenatevi finché potete. Bene, caro, allora ti farò il favore di sorseggiare questo buon whisky. Calmare un po' gli animi e permetterci di entrare in questo mood rilassante. Rilassante. Ehi, non riuscirò, amico, non riuscirò. No, caro, stai già sbagliando. Parla un po' più calmo. Non toccare queste note alte, capisci? Rimani proprio sul piano, capito? Magari se avete anche un buon tè e dei biscottini, potete darvi anche un po' di sorseggio, ecco, di bevanda calda. Ma come riesce lei, dottore, ad abbinare tutto questo a Warzone? Abbassa la tonalità, ti ho detto. Con calma. Cercando di col mio io interiore. Come riesce lei, dottore, ad abbinare tutto questo a Warzone? Meditazione, caro. Mi puoi dare delle piastre? Perché potrei già incazzarmi, visto che... sono trovate 15 di vita. Non deve meditare, Avanti. Ma se lei è il dottore... Mi sembra che sei disposto a incazzare per le piastre. E io. Ho atterrato uno, caro. L'altro. Ho trovato un'arma, guarda. Tutto sotto controllo, andrà tutto bene. Per favore, quando morirete, perché tanto morirete più volte, cercate di non usare esclamazioni magari volgari o altro. Ingiuriose, passiamo Tenere comunque questa... Dovevo andare là, okay, andiamo qua. Qui sono tutti. Ehi, amico, t'accompagno, non si sa mai. Vedi, con la calma è tutto molto più facile. Rimani più lucido e hai più consapevolezza di quello che stai facendo. Mi aggrada quest'arma, il suo ritmo di fuoco concilia perfettamente con il mio battito cardiaco, capite? Quindi è quasi sincronizzato. Oh, per bacco, avete fatto un loadout. Chi è che ha acquistato questo loadout? Io insieme al mio caro collega. Grazie, cavaliere. Adesso mi diletterò a utilizzare questo M13. Molto precisa come arma. Mi aiuta a mantenere la calma avere un'arma così stabile. Già, cazzo, pezzo di merda, le ore contate. Mi amico, abbassa i toni, per favore. Sniper. Ok, scusami, bello, ma lo sai che in Africa si urla e basta. A terra due. Sgrappolati. Sto per andare contro degli avversari. Spero di non rimanerci secco. Come è possibile? Sono molto più in sintonia con me stesso da quando stiamo adottando questo stile di gioco molto rilassante. Devo dire che la mia vita è migliorata da quel momento. Ma non ero io, era il diavolo che ha preso il controllo della mia vita. Ora è tutto diverso. Sono dei nemici qua sopra. Proverò a scambiare due chiacchiere con loro. Mi sembrano delle persone civili. Niente, sono andato a terra. Va bene, fa amico, parte del non gioco. Non erano cordiali. Fa parte del gioco, non c'è niente di strano. Sarebbe strano il contrario. Loro devono atterrare. Mi ha lasciato, non mi ha confermato però. Ma che cazzo? Non ci credo, mi sono buttato in mezzo a un fight, sì. Che avete fatto quelli lì? No. È un'altra musica da quando sto ascoltando questa musica. Effettivamente è un'altra musica, sì. Prima sto ascoltando la musica giovanile, come si chiama? Trap. Pensare che ci sono delle persone che preparano l'instrumentale di quelle canzoni. Pensano di essere degli artisti. Per digitare due tasse su un computer. Ehi, che cazzo, non so perché sento che stai parlando di me, amico. I tempi cambiano, amico. Un tempo l'arte era altro, ai miei tempi. Eh sì. Ehi, amico, mi stai forse dissando? Mi sa che ce l'ha con te. Sono andato a terra.
Vabbè. Vedi, a parlare di questa musica demoniaca, trap, come cazzo si chiama, finisce morti. Ma perché il diavolo non è mai dalla tua parte, capisci? Come mai, dottore, la definisce demoniaca? Vedi quei suoni, quei bassi, quelle vibrazioni, quei suoni demoniaci, no? Fatti con quelle macchine del diavolo. Fanno parte di una strategia portata avanti dal diavolo, appunto. Per prendere controllo delle nostre menti, regalandoci questa dose di endorfina, di piacere. Effimero, il ritmo che senti, che ti carica, non è altro che un'illusione. In realtà tu sei sempre fermo, no? Capisci? Caro. Non stai facendo nulla di diverso. Bene, sono tornato in game, con la mia classe. Tutto va come dovrebbe andare. Un player avversario su questo tetto. Ti aiuterò io, amico. L'ho ferito, Predax. Se vuoi fartelo. Avete un guam per caso, ragazzi? No, caro, non ci sono arrivato con i soldi. Ho acquistato un bombardamento. Arriva un triplo. Dovessi averne bisogno, fai un fischio e lo tirerò per te. Ok, amico, bello. Grazie. Un sacco di player qua. Non ci credo, sono un morto. Vorrei che si stia restando, eh? No. Vediamo. È un po' uno spreco usare questo bombardamento. È uno sotto, sì, vieni. No, ne ho atterrato anche un altro. Ottimo, grazie, bro. Ok, qua, è qua. Beh, nuovo ci aveva il triplo. Guarda, ce l'ho sotto. Adesso verrà a uccidermi. Il gas è sempre più vicino. Faccio wav al volo. Ma questo è dentro la casetta. Sì, c'è uno qua chiuso. Ok. Rimangono poche squadre, ragazzi. Mi raccomando, non siete no, troppo... raga! No! Non ho sparato! Serendri, per favore, non vorrei risultare scortese, però... Ti dia una calmata, grazie. Come l'ha chiamato? Mi scusi. Serendri. Cazzo, che sfiga! C'è un player qua sopra. Che farà tutto solo? È rimasto soltanto un player. Penso che sia quello sopra di me, colleghi. Oh. Perfetto, amico, perfetto, cazzo. Fanculo queste stronzate, dai. Quante bombe abbiamo fatto, bastardo? Vamos. Che cazzo, pezzo di merda. Vedi che pullando si fanno le bombe. Facendo riso e patate, cazzo. Già. Fanculo queste cazzate. Però, a parte gli scherzi, raga. Ma quanto cazzo ti chilla a giocare così, eh? No, son serio, raga. Cioè, adesso, vabbè, ovviamente era un troll, ma raga, silenziosi, ascoltando i rumori, parlando poco, minchia, un altro mondo, raga, No, questo ti trombano. Boh, io mi incazzo sempre. Questo è content, palesemente. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, lasciate un bel like, un abbraccio, è tutto, ciao belli.